Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati. Riprendiamo il filo del discorso per quanto riguarda il ciclismo dopo una buffata di calcio dilettanti e di basket soprattutto. Estate, tempo di sport che si praticano all'aperto e il ciclismo è ovviamente una delle discipline che a noi piace più raccontare. Per farlo questa settimana, in questa puntata un po' speciale di Due Ruote, abbiamo due giovani che rappresentano un po' la nouvelle vague del ciclismo friulano, ma me lo faccio da loro se si rispecchiano in questa definizione. Benvenuti a Alex Butazzoni. Buonasera. Ciao Alex e Alessandro De Marchi. Buonasera. Ciao Alessandro. Allora, io vi ho definiti giovani su cui il ciclismo friulano può, da cui il ciclismo friulano può ripartire. Alex, vi ritrovate? Beh, diciamo che per avere 27-28 anni più o meno, anni per la nostra carriera ce ne sono ancora, perciò... Cioè. Giovani, dai, ce la sentiamo ancora. Però siete come le signore, io pensavo che non aveste voglia di svelare la vostra età, però l'avete fatto, avete fatto voi e andiamo a posto. Allora, Alex, Fiamme Azzurre, per cui insomma hai un impegno che va oltre anche l'impegno agonistico, Alessandro invece ha appena terminato, insomma qualche settimana fa, il Giro d'Italia con la formazione di Gianni Savio, è vero, insomma ci piace raccontare e vivere un po' l'avvenimento a posteriori. Partiamo da te Alex, cosa hai fatto fino adesso in questo 2012, cosa stai combinando, quali sono le aspettative per te per quest'anno? Diciamo che io ho fatto praticamente la mia stagione più, la parte principale improntata sull'inverno, sì, con la pista, dove giriamo praticamente tutto il mondo, facciamo le Coppe del Mondo e poi chi veniamo selezionati per il mondiale e poi praticamente corriamo su strada con il grande aiuto di Roberto e del team Friuli per fare praticamente tutta la parte primavera-estate. Per fare fondo e allenamento in quel senso. Fondo, allenamento e tutta la parte di strada che è veramente importante per arrivare a settembre-ottobre dove la stagione in pista ricomincia e per ripartire e passare tutto l'inverno. E poi parliamo anche dei successi che hai ottenuto. Alessandro, fotografia anche della tua stagione. Ti dicevo prima di andare in onda che mi devi due birre perché avevo scommesso le classiche due birre che la tua fuga al Giro d'Italia sarebbe andata a buon fine, invece ne hai fatte due o tre, mi sembra, sei andato via. Sono state due tappe, due occasioni in cui ho imbroccato la fuga e siamo riusciti ad arrivare. Per le birre ci metteremo d'accordo e per quanto riguarda la mia stagione diciamo che ormai è passato un po' il periodo clou, quindi quello del Giro d'Italia, era iniziata comunque presto perché già a gennaio abbiamo iniziato a correre con le gare in Malesia e poi con tutto il calendario italiano e niente, adesso dopo il Giro d'Italia vedremo un po' come proseguire. Sicuramente ricominceremo dalla parte, diciamo, dal calendario italiano di luglio e agosto e fine estate, esatto. Ok. Alex, allora, hai sicuramente un curriculum importante, almeno stai prendendo un sacco di soddisfazioni, ce la vuoi raccontare, soprattutto le ultime, insomma, che ti hanno visto protagonista. Sì, diciamo che già dalle categorie magari giovanili, e le vittorie arrivavano con molta facilità, dopo magari con gli anni, cioè il livello qualitativo delle altre gare aumenta, perciò le vittorie sono un po' minori, però comunque quelle che sono riuscite magari a ottenere, soprattutto magari in pista anche con i vari campionati italiani, e fanno sempre ben e danno un bel... Io ho perso in realtà il conto dei campionati italiani a cui hai partecipato. Campionati italiani ho 27, okay, fino adesso. Però arrivata una certa età, adesso vorrei provare a vincere qualcosa all'estero. Al di fuori. Al di fuori, tipo magari qualcosa... E soprattutto sperando nei prossimi 4 anni che ci fosse il cambiamento delle specialità olimpiche, sì, sì, e puntare ad andare a Rio. Adesso la tua specialità su pista qual è quella preferita? Beh, c'è l'americana e lo scratch, si chiamano. Sono quelle due lì. Sì, poi ci sarebbe anche la corsa a punti che mi trovo bene, però le due preferite sono l'americana e lo scratch. E scratch. E poi magari ne parleremo anche perché a noi piace sempre avere anche uno spirito didattico con cui
nel fare queste trasmissioni qui su FVG Sport Channel, mi piace che magari qualche ragazzino, qualche bambino, qualche bambina anche magari che vuole iniziare il lavoro, insomma, vuole sviluppare la passione alla bicicletta, che ne so, vede Alex Butazione o Alessandro De Marchi, dice voglio fare come loro e cominciamo. Alessandro, nel tuo 2012 invece hai piazzamenti importanti, perché insomma, Giro d'Italia sei piazzato, non sei arrivato a braccia alzate sul traguardo, ma insomma già il fatto di essere in fuga con ciclisti di quel tipo lì, in giornate complicate come quelle che ti hanno visto protagonista, penso sia già una soddisfazione, no? Sì, io diciamo che del mio 2012, almeno fino a qui, sono assolutamente contento, sono molto, molto felice del Giro d'Italia e io avevo diciamo programmato assieme alla squadra e anche al mio preparatore, che tra l'altro è un friulano anche lui, si chiama Cristiano Valoppi, molto conosciuto, e avevo programmato di riuscire ad arrivare diciamo al massimo della forma della gara alla fine più importante per me, e ci siamo riusciti a essere competitivi per tutte le 3 settimane al Giro. E ovvio, siamo andati vicino alla vittoria in 2 occasioni e diciamo andarci così vicino è sempre, ti lascia sempre qualche rammarico, sì. Però se guardo indietro, se guardo l'anno scorso, ecco, quest'anno ho comunque fatto un passo in avanti, sono riuscito a fare uno step di miglioramento e questa è la cosa più importante per poi guardare anche agli anni futuri. Beh, tu fai parte anche di una squadra, Alessandro, un po' particolare, vero? Ci sono tanti sudamericani, insomma, tipico nello stile di Savio, come ti trovi nell'ambiente? Ma io diciamo che dell'Androni Giocattoli Venezuela posso essere solo che contento, è stato diciamo la scelta migliore forse per passare professionista, sì. E ho trovato un ambiente molto diciamo accogliente, molto familiare, ma altrettanto preparato e professionale. Poi abbiamo questa caratteristica del Sud America e io mi trovo molto bene anche con questi compagni sudamericani e c'è sempre stato un buon feeling. E niente, speriamo di concludere bene la stagione. Alex, ho visto anche leggendo un po' le cronache dei giornali e tutto che non sei stato un momento fermo, ma una volta che ti sei rilassato lì a Fagagna, a Villalta, non sei preso per il mondo. Ti pesa? Ti piace? Ti entusiasma? Quella che pesa di più sono i fusi orari. Andare in Australia e poi andare in Sud America a fare le gare, quello è quello che pesa più, più di tutto. Non tanto per magari le fatiche che fai quando vai a correre, quello principalmente, quello che ho notato anche in questi ultimi anni che sono spesso via durante l'inverno, il fuso orario, veramente farne 2 o 3 in un paio di mesi, e quello è la cosa più che è quella fatica. È una fatica fisica che magari è compensata però poi dal piacere di sicuramente, cioè, senza la voglia di fare, di impegnarsi e tutte queste cose qua, la passione che c'è soprattutto, che penso nella maggior parte dei casi sia la base di uno sportivo, per il resto compensa. Alessandro, nel tuo caso sei venuto ospite, eravamo ancora nei vecchi studi un paio d'anni fa e stavi per andare a fare i propri primi stage con le formazioni professionistiche. Ti sei subito trovato bene? Quali sono state le cose che magari non ti aspettavi e ti hanno sorpreso piacevolmente, e quali le cose più difficili che hai affrontato all'inizio? Diciamo che il passaggio al professionismo è stato complicato, ma forse meno del previsto. Ho trovato comunque una tipologia di gare e di competizioni che probabilmente si è adatta bene alle mie caratteristiche, o meglio, mi ha dato bene a questo tipo di gare. Ovvio poi che al primo anno nella categoria, l'anno scorso, è stato comunque sempre molto impegnativo gareggiare, ad esempio, come dicevo prima, nel Giro d'Italia. Sì. L'anno scorso era stato complicato riuscire ad arrivare a Milano, non ero mai riuscito ad andare in fuga questo era dovuto probabilmente a una differenza che ci deve essere. Quest'anno ritrovarmi e ritornare al Giro e vedere che per quasi 3 settimane ero competitivo e avevo delle buone sensazioni mi ha fatto capire che
essere professionista da tanti anni vuol dire molto a livello fisico. A livello, cioè, anche poi a livello nell'esperienza, nel gestire proprio forse lo sforzo fisico. Poi ovvio, c'è tutta quella esperienza nel capire come muoverti, come gestirti nelle gare e più generalmente nella stagione che ti sicuramente fa la differenza. Ne parleremo anche nella seconda parte di questa trasmissione, però vorrei subito mettere un po' il ferro in acqua anche magari per i nostri amici a casa, che forse c'è qualcuno che non conosce i nostri due amici. Alex, tu quando hai cominciato e perché? Io ho cominciato da G1, 6 anni avevo, sì. Proprio da piccolino. Avevo mio fratello che correva, i miei genitori non volevano assolutamente che corressi. Da lì è partito e sono passati 21 anni. Voglio, per forza. Sono passati 21 anni e sono ancora qua, seduto sulle due ruote a pedalare. E perché proprio pista poi? Perché ti sei indirizzato in quella... È una cosa come quando vedi una cosa e ti piace. Subito. Colpo di fulmine, partito. E da quando ho iniziato subito, già da quando avevo 10 anni, mi ho iniziato a portare qua, proprio qua a San Giovanni. Sì. È stata tutta una rotazione che mi ha portato... a puntare praticamente a quello, quindi il velodromo di San Giovanni. E prima della pubblicità, Alessandro, tu invece hai cominciato quando? Anche io ho iniziato come lui da piccolo, da G1, quindi tu hai la prima. Buiese, dove eri tu? Sì. Io ero appunto alla Buiese, su a casa mia, e, fin da piccolo, quindi alla prima categoria possibile. E anche nel mio caso è stata più un caso, nel senso che era stata organizzata una gincana dalla Buiese, io così per provare mi sono buttato e da lì è stata una... Perfetto, facciamo la pausa pubblicitaria, poi dopo gli spot e torniamo qui in studio per continuare a chiacchierare e conoscere ancora meglio i nostri due ospiti di questa sera, Alex Buttazzoni e Alessandro De Marchi. Fermi. Seconda parte di Due Ruote, abbiamo Alex Buttazzoni e Alessandro De Marchi in studio qui con noi nei nostri studi di FVG Sport Channel. Prima della pubblicità avevo chiesto ai due ragazzi, vi chiamo ragazzi ancora perché siete più giovani di me e quindi per forza di cose sono anche un po' invidioso, anche della vostra forma fisica tra l'altro, come e quando abbiano cominciato a gareggiare, comunque a praticare lo sport della bicicletta. Alex, in tutti questi anni, 21 anni di bicicletta, c'è mai stato un momento in cui hai detto basta, adesso non ce la faccio più, basta, prendo la bicicletta, la appendo e lì rimane? Beh, così drastica proprio no, però ci sono dei momenti che proprio sono passati da poco questi momenti, che problemi fisici, problemi, per più svariati problemi che ci possono essere nella vita quotidiana, ti fanno un po'... ti abbattono proprio, sì. Solo che dopo pensi a tutte le fatiche che hai fatto in precedenza, ai risultati che avevi prima, e piano piano si... Sì. Come è sempre un altalenarsi di momenti positivi e momenti negativi, però per adesso mai ancora. Alessandro, nel tuo caso, dopo 200 km di fuga, lì sotto la pioggia, la neve, la grazia, avevate di tutto, lì cosa hai pensato? No, come ha detto Alex, sì... Durante la carriera, comunque tutti gli anni che uno ha impiegato per arrivare fino a qui, ci sono stati sicuramente momenti... Cioè che nel tuo caso sono 15-16 anni? Sì, sì, sono comunque tanti. Momenti no e momenti sì, ovvio che si alternano. Però devo dire che ho forse visto la mia crescita graduale fin da quando ero bambino, senza grandi... esploavo cose straordinarie, non ho mai avuto periodi così negativi. C'è da dire che soprattutto facendo questa attività di giornalista, comunque siamo stati a contatto con gli sportivi, ho visto tanti ragazzini friulani avere delle buone opportunità, delle buone possibilità senza mai riuscire a emergere. Voi due ce l'avete sostanzialmente fatta, cioè siete arrivati a livelli importanti. Non voglio chiedervi come vi sentite, ma secondo voi qual è stato il segreto di ognuno di voi per riuscire a salire dalla media, per emergere? Una domanda... È una bella domanda. Diciamo che ognuno ha una sua storia e ha una sua ha un suo magari momento determinato in cui sì. Qualcosa è cambiato. Sì, io immagino che possa intervenire anche la fortuna, ma non si può parlare di fortuna nel vostro caso, visti i risultati. Io penso che alla base ci sia comunque una famiglia in cui non ci sono mai state pressioni, non ci sono mai state esasperazioni,
Io ricordo di essere cresciuto proprio con quella di andare a giocare con la bicicletta la domenica nelle gare, e penso valga anche per Alex. E forse questa è la cosa che alla base più serve. Poi, ovvio, io devo ringraziare tantissimo Bressan per le occasioni che ha saputo procurarmi, aiutandomi quando ero Quindi dilettante Roberto Bressan del Cycling Team Friuli, del Team giusto? Friuli. E quindi sicuramente c'è quella condizione lì di tranquillità e di serenità fin da bambini. E poi, ovvio, bisogna avere anche un po' di fortuna. Alex, cosa pensi? Uguale, vedo come vedo adesso i bambini, molti vengono anche esasperati. Già da piccolini pensano già di essere magari atleti professionisti, e questa cosa proprio magari con l'andare degli anni ti porta praticamente a scemare proprio tutta la voglia, il gioco che deve essere fino a una certa età, Sì, che deve essere tutto preso come gioco, come divertimento, come andare con amici. Vedo il ciclismo in questo momento, però magari anche altri sport. Poi c'è, arrivato a un certo punto, inizia a conoscere persone come io ho conosciuto Roberto, che mi ha sempre dato una mano. E attualmente il Team Friuli mi sta dando una grande mano, e arrivi a una certa, come un po' in tutto, dove trovi persone che ti servono e non ti servono e ti danno una mano. E praticamente credo che sia sempre come un po' nella vita, una strada che cerchi sempre perfetto. di trovare la strada migliore per uscirne. Chiaramente, nei tuoi titoli nazionali, insomma, le tue, qual è stata quella che ti ricordi con maggiore piacere? O quella che ai tuoi nipotini racconterai a Natale davanti al caminetto, fra 50 anni, lì ero, ho vinto, ho fatto. Magari Quelle ottenute fino adesso, perché ti sì. auguro Credo chiaramente di. il primo campionato italiano che ho vinto da juniores è stata comunque una grande soddisfazione, perché comunque è il primo, te lo ricordi sempre. L'altro che ricordo con magari con più soddisfazione è stato quando ho vinto nel 2000, lontano 2008 ormai, ho vinto la corsa a punti al campionato italiano. E là è stata proprio perché era la specialità che magari meno si addice tra quelle che ho elencato prima. E riuscire a vincerla, poi vincerla con come l'ho vinta, magari mi è piaciuta. Perfetto, quindi questi due eventi. Nel tuo caso, Alessandro? Ma io di vittorie rispetto ad Alex ne ho fatte sempre di meno, però anch'io ho un ricordo molto, molto bello del primo campionato italiano in pista Quindi ancora da individuale, dilettante, intendi tu? sì, sempre da dilettante, e appunto è stato nel 2010 il campionato italiano in seguimento individuale. Quella è stata il primo campionato, diciamo, tutto mio che sono riuscito a vincere, ed è stato un po' così la prima vera Forse anche la vittoria. consacrazione Sì, è alla stata, ecco, vittoria. forse una conferma che andavo Sì. cercando da tanto tempo. Alex, si butta sulla pista e utilizza primavera, estate, autunno per fare fondo. Tu invece fai il contrario oppure tornerai alla pista? Com'è la tua Ma a me prospettiva? piace tornare alla pista quando posso, quando gli altri impegni me lo concedono, e cerco di farlo sempre. Purtroppo conciliare le due cose non è sempre semplice, non è sempre facile. Ho comunque fatto anche quest'anno un po' di attività, diciamo, come allenamento in pista durante l'inverno, ed è sicuramente una cosa che torna molto utile. Vedremo magari in futuro se si potrà ancora lavorare con la nazionale. Alex, ci seguono un sacco di sportivi, tanta gente, soprattutto friulana, visto che insomma si chiamano FVG Sport Channel, e sono in tanti quelli che mi chiedono di parlare di ciclismo, perché sono in tanti quelli che ti vedono, seguono anche te Alessandro, e dico, parlate di questi ragazzi, cioè, fate in modo di valorizzare, di gratificare anche il loro impegno e tutto, ma c'è non so, un messaggio che vuoi dare ai tuoi tifosi di Villalta, piuttosto che friulani in particolare? Qualche promessa in vista dei prossimi eventi sportivi? Ma è più che cioè, promesse, intanto io ringrazio perché tanti magari li trovi anche al semplice bar Sì, fatto, fatto, sì. o per strada, ti salutano e sono sempre magari felici dei tuoi risultati che ottieni. E più che promesse,
sono quello che vorrei fare nei prossimi 3-4 anni è quello, il sogno di tutti, andare alle Olimpiadi. Sì. Quindi non ce la facciamo, cioè, sì, per Londra? Per questioni, varie questioni, non siamo riusciti ad andarci a Londra, però si spera. Però 2016 sì. Ci sta tutto. Arriverei nel pieno della maturazione sportiva, perciò dovrebbe, speriamo. Mi piace questa cosa. Alessandro? Ma mondiale di quest'anno? Ci tibettini? Ci tibettini? Ho visto che ha già fatto la squadra, per cui... Ma ci tibettini non mi ha fatto sapere niente, quindi no. Per adesso... Però ci guarda magari. No, io rimango più con i piedi per terra. Del mondiale non ho pensieri, io intanto devo ringraziare tutte le persone che soprattutto dopo questo Giro d'Italia continuano, diciamo, a dimostrarmi un sacco di affetto. Io per strada ci sono quotidianamente, vedo anche persone che non conosco e che magari semplicemente mi vedono, mi salutano, mi incitano, e per questo devo ringraziare tutti. Poi così, una promessa che posso fare è che io vorrei riuscire a continuare a migliorare in questo modo, e io spero di riuscire ad avere un'altra occasione per vincere una tappa al Giro. Sì, perché parlavamo prima degli amici al bar che ti seguono, che cosa, adesso non vorrei tornare sul discorso delle birre, però in effetti è anche bello sapere che tanta gente ti spinge, ti segue, fa attenzione a quello che fai, a quello che fate, e immagino che sia anche uno stimolo da parte vostra, no? per voi. Sì, l'esperienza del Giro sotto questo aspetto è stata incredibile, perché c'erano persone che mi urlavano il mio nome in ogni posto d'Italia, sì. Ed è una cosa che se ci pensi fa specie assolutamente. In pochi secondi, Alessandro, riesci a fotografare le emozioni che hai vissuto, forse non alla partenza ma quanto all'arrivo a Milano, una volta arrivato lì? Un bagno di folla, si può descrivere? L'arrivo di Milano è un momento che ti gratifica tantissimo, perché... Infatti che quest'anno c'era una cronometro. Sì, quest'anno c'era una cronometro, anche se appunto c'è l'arrivo di una tappa, diciamo, un po' particolare, quindi si arriva da soli alla spicciolata. No, è un momento che appunto gratifica tantissimo, perché è fatto in una cornice spettacolare, e poi appunto c'è una marea di gente e... Quello è davvero un momento che ti rende felice per essere arrivato fino lì. Poi arrivare a Milano sembra una cosa semplice, ma non è. Dopo 3.000 e 200 km. Sì, quasi 4.000 km, mille cose. E chiaramente. Siamo quasi in chiusura. Alex, i tuoi prossimi appuntamenti? Adesso hai la prossima settimana? Sì, proprio domani partiamo, andiamo a Brescia, a Montichiari, perché sabato e domenica ci sono i campionati italiani Omnium. E poi, vabbè, ci sono... faremo i campionati italiani su strada, e poi saremo presenti alla tre sere internazionale a Pordenone, poi ci sono tutte le gare in pista estive, per poi ripuntare magari ci sono gli italiani di nuovo a fine settembre, delle altre specialità, americana, scratch, corsa punti, che speriamo di almeno portare a casa qualcosa. Alessandro, Ludo Sud adesso. Sì, ci sarà questa parentesi francese di 4 giorni per poi andare a fare appunto il campionato italiano di cronometro, che quello, ecco, è l'ultimo, diciamo, obiettivo di questa prima parte di stagione. Poi ci sarà un po' di vacanza, un po' di riposo, e poi parteciperò anch'io, come ha detto Alex, alla tre serie di Pordenone, quindi diamo appuntamento a quell'occasione. Ci saremo sicuramente, anche per insomma, vedere cosa riuscirete a fare in quell'occasione. Nel frattempo io vi ringrazio intanto per la disponibilità, per la simpatia. Sapete che qui le porte sono aperte, per cui tornate assolutamente quando volete, magari per chiacchierare, per festeggiare anche degli eventi importanti. Ringrazio Alex Butazzoni. Buonasera a tutti. In bocca al lupo Alex, Alessandro De Marchi. Grazie mille. Grazie di essere ritornato con noi. Speriamo di potervi regalare quanto prima un'altra trasmissione dedicata al ciclismo, sempre con i personaggi friulani che rendono onore a questa attività. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima occasione.